uno spazio diciamo un po' più appartato dei soliti spazi che ci sono a Scandicci, varie piazze, varie strade. È uno spazio diciamo che incute forse anche un po' di rispetto, perché proprio per la bellezza e per la storia del luogo. Quindi abbiamo cercato insieme anche a Giancarlo di creare una stagione artistica che fosse rispettosa di questo spazio, con eventi di alta qualità e particolari. Quindi non ci sono diciamo eventi di bassa lega o basso tenore, ma ci sono, noi crediamo, interventi culturali veramente di alto livello, e il concerto di questa sera di Luca Chiaraluce sicuramente ne è un'ampia dimostrazione. Stasera ci troviamo di fronte a un artista particolare, un artista che intende l'arte a 360 gradi. Io dico un po' un artista vecchio stampo, in cui dalla costruzione degli strumenti, che Luca è anche liutaio, gli strumenti che vedete qui sono costruiti lui, quindi è una cosa molto particolare. Quindi dalla costruzione dello strumento al suonare vari strumenti in contemporanea, poi vedete anche un gioco multimediale in cui l'artista suona mentre al suo fianco già lui stesso risuona un brano rimandato in video, per cui ci sono dei duetti con se stesso praticamente. Quindi tutto questo percorso artistico ci ha colpito, e abbiamo voluto qui a Scandicci questo artista che per noi diciamo la nostra esclusiva, abbiamo riuscito a prendere proprio perché siamo stati incuriositi da questo modo di lavorare. Quindi questa costruzione della situazione artistica partendo proprio da zero, dallo strumento, costruzione, scrivere musica, suonare vari strumenti musicali, rielaborazione. E poi qui sopra vedete anche delle sculture, perché Luca, oltre a essere liutaio, è anche uno scultore, come vedete appunto qui sopra il palco. Per cui credo ci sono tante cose questa sera da stare attenti. Vi ringrazio per la vostra partecipazione.